00457 Baccanelli Giuseppe, nato a Borno, Brescia, 19 anni. 0276 Bianchetti Erminio, nato a Tarzo, Treviso, 23 anni. 0275 Demoni Giacomo, nato a Revine, Treviso, 23 anni. 0456 Flematti Efisio, nato a Spriana, Sondrio, 19 anni. 0458 Mossoni Carlo, nato a Breno, Brescia, 29 anni. 0279 Mozzo Ernesto, nato a Revine, Treviso, 19 anni. 0278 Scola Giovanni, nato a Falcade, Belluno, 23 anni. Si conclude qui, in questi luoghi, il percorso 2014 dedicato alla memoria della deportazione nazista che il Consorzio Brianteo Villa Greppi e i comuni del territorio casatese e besanese e le province di Lecco e di Monza Brianza realizzano annualmente. È uno dei doveri istituzionali che gli assessorati alla cultura dei nostri comuni si assumono nel tentativo di contribuire alla conoscenza del complesso fenomeno, all'approfondimento e allo studio, nonché all'omaggio e alla commemorazione delle vittime. L'impegno è ogni anno quello di indagare la deportazione nazista attraverso l'approfondimento di un tema specifico, rappresentativo e significativo. Come sapete, il tema dei percorsi 2014 è quello del lavoro nei lager, cioè dell'utilizzo distorto del lavoro finalizzato alla distruzione della dignità umana, fino a trasformarlo in uno strumento di morte e di sterminio. È questo il motivo per cui abbiamo scelto come mete il viaggio della memoria 2014 proprio i lager di Dora e di Buchenwald, luoghi in cui la fatica del lavoro, inutile e alienante, spersonalizzante e distruttiva, è stata utilizzata per infliggere la morte ai deportati. Un bisogno di ricordare, di fare memoria, di sottrarre all'oblio i fatti affinché vengano tramandati. Il timore che la memoria possa essere manipolata, deformata, asservita alla necessità di spiegare avvenimenti tanto mostruosi da apparire fantastici è la missione che si sono assegnati molti dei sopravvissuti alla deportazione nazista ed è in qualche modo il senso, non sembri presuntuoso o troppo ambizioso, delle attività dei nostri percorsi della memoria. C'è un paio di scarpette rosse di Joyce Lusso. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla, e i bimbi li spogliavano e li radevano, prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica, a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.